cioè quando le cose magari non le completava o dimenticava, eccetera. Quindi è nata così e di Strabella ha fatto parte della nostra vita. E quindi ho dedicato questo libro a lei proprio perché, adesso poi vi dirò anche il motivo. Di Strabella, come dicevi prima, una bambina normale, ma che non fa altro che essere una bambina. Questo termine deve assolutamente risuonarci come qualcosa di speciale. I bambini hanno un loro mondo, non devono essere per forza, non devono conoscere e sapere tutto del nostro mondo. Siamo noi che in qualche modo dobbiamo accomodarci e adattarci a loro. E per questo Di Strabella salta ancora nelle pozzanghere, oppure magari dimentica qualcosa, che adesso poi vedremo cos'è e perché. Quindi una richiesta di adattamento, cioè di attenzione al genitore o al mondo adulto, per rispettare i tempi dei bambini, ma soprattutto attraverso l'ascolto. Sì. I genitori devono, possono, non, non devono, dovrebbe. Possono, sono capaci di insegnare, di ascoltare i propri figli e devono esercitarsi. Questo libro è un esercizio. Potrebbero imparare di nuovo a giocare anche loro, insomma. Sempre, infatti è pronto lì un tavolo, possiamo giocare tutti insieme, dopo ogni libro può diventare un nuovo gioco. Perché il libro deve anche essere gioco, deve anche essere ludico, il libro non deve insegnare per forza qualcosa, il libro deve divertire. La narrazione è un momento di per sé, è già un gioco. E in questo libro è contenuto anche un messaggio importante. Di Strabella incontrerà appunto questo personaggio, tra un po' ci svelerai qualcosa. E l'aiuterà a fare un passaggio, perché i bambini naturalmente affrontano i passaggi con tanta semplicità rispetto agli adulti che, insomma, in qualche modo crescendo hanno messo qualche barriera. Ci vuoi anticipare qualcosa? Sì, Di Strabella incontra un personaggio molto simpatico che è un draghetto, e lo anticipo perché tanto è in copertina, e lo incontra in un momento di sua distrazione. Questo, diciamo, questa complicità che nasce immediatamente tra la bambina e il draghetto non, altro non è se non, diciamo, un sottolineare quanto semplice è per i bambini accettare l'altro con tutte le sue caratteristiche.